Francesco Di Pietro, bomber dell'Ecogas Pescara United. Questa settimana il calendario sembrava, come dire, non sorridervi. Invece sabato è arrivata questa sconfitta in attesa della capolista. Il vostro pareggio, se agli occhi di molti può sembrare, diciamo, una sconfitta per tutte e due, vista però la partita e vista la prestazione di tutte e due le squadre, possiamo dire che è comunque una mezza vittoria. Ma sarebbe stata meglio una vittoria, visto come era andato in precedenti il sabato. Però va ben così, diciamo che ormai la squadra siamo un po' rimaneggiati, però abbiamo fatto un'ottima partita contro una grande squadra. Si è rivisto in campo Mirko Pennese, che era una grossa perdita del recente passato della vostra squadra. Galanti era ancora in panchina, però nelle vesti di dirigente. Matteo Luise, diciamo che entra e esce dal campo, quindi anche lui rientra nel novero di coloro che mancano all'appello. Siete agganciati al quarto posto a pari punti con l'Amatori Ripetatina, quindi ancora lotta apertissima sino alla fine del campionato. Possiamo dire che, vista la partita di ieri, il tasso tecnico, atletico e tattico delle due squadre, per la fase regionale ci sarà comunque da divertirsi. Questo sicuramente, nonostante le assenze, ripeto, di Galanti, diciamo anche Costantini, Matteo, Luise, pensiamo di almeno agguantare il quarto posto utile per la fase regionale. Ultima domanda, diciamo a forma di battuta, il mister Vileno che ormai affianca dall'inizio della stagione Antonio Luise, il primo tempo si è sgolato per tutti i primi 40 minuti chiamando costantemente Francesco. Nella vostra squadra ce ne sono 4-5 di Francesco, quindi voi rispondevate dal campo dicendo per favore chiamaci per cognome, il mister avrà imparato la lezione? Ah, nel secondo tempo ci siamo chiariti e le cose sono andate un po' meglio, nonostante lui durante anche il secondo tempo ha continuato a chiamare Francesco, Francesco, ma Ma sicuramente all'interno dello spogliatoio ci sarà scappata sicuramente una risata con il mister, che è uomo di calcio come pochi ce ne sono in questo palcoscenico. Possiamo però dire tranquillamente che mister Vileno con voi si sta divertendo. ma ci sta divertendo, forse si diverte più lui che noi con lui. Va bene, grazie Francesco, in bocca al lupo. Grazie a voi.